Andiamo live. Dai, Stefano. Commento adesso. Dovremmo essere. Eccolo qua, live. Eccoci. Oi. Qua. Siamo live su YouTube e non su Facebook. E benvenuti a tutti. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici. Riguardanti, cioè indipendenti dalla nostra volontà, per cui potete comunque fare le domande nella colonna dedicata su YouTube. Ci scusiamo quindi per il ritardo, do la parola a Steve per presentare i nostri ospiti. Bene, allora eccoci un po' in ritardo, Rayer Meeting Room, questa quinta puntata, Facebook Rayer, YouTube. Vi ricordo, mezz'ora nelle case dei giocatori e dello staff Ray, in contatto con tutta la community dei tifosi. Oggi parliamo di Rayer e, diciamo, reparto medico, oltre che abbiamo anche esponente appunto dello staff dei giocatori. Cominciamo a presentare gli ospiti. Comincio con Leopoldo Buttinoni, fisioterapista in Rayer dal 2013, con il settore giovanile in prima squadra maschile della stagione 2014-2015. Ciao Leo! Ciao, ciao a tutti! Poi presento il dottor Michelangelo Beggio, specializzato in traumatologia e riabilitazione in ambito sportivo, alla Rayer dal 2014, 30 anni di carriera nel mondo sportivo. Ciao Doc! Ciao a tutti, buonasera! Bene, poi abbiamo Alberto De Bei, il fisioterapista della prima squadra della stagione 2014-2015, quindi ciao Alberto. Ciao, ciao a tutti. E per ultimo, l'ottimo Stefano Tonut, guardia orogranata, 4 titoli in 5 stagioni con la Rayer, 229 partite disputate, secondo nella storia Rayer per presenze nei playoff. Ciao Stefano. Ciao a tutti, ti sei dimenticato di Rigo, però. Rigo no, è il nostro ufficio stampa, capo ufficio stampa, raccoglie tutte le notizie e le domande dei tifosi. Ricordo che potete scrivere su YouTube oggi, ricordo anche che su Order TV domani, per le partite storiche della Rayer, ci sarà alle ore 20 la mitica Rayer Avellino, la finale di ritorno della FIBA Europe Cup 2 maggio 2018, quindi la potete vedere sul canale 144 del digitale terrestre e su Sky 867. Intanto buon pomeriggio a tutti, come state? Come procede la vostra quarantena? Io comincio col dottor Beggio perché volevo chiedere al Doc, in questi giorni ci racconti come sei impegnato in ambito sanitario. A te la parola, Doc. La mia è una quarantena di lavoro, in quanto l'ospedale, il reparto di riabilitazione che io dirigo è in funzione, anzi direi, visto che in altri ospedali hanno fatto dei reparti Covid, hanno caricato pazienti sul nostro ospedale, per cui si lavora anche di più. Chiaramente noi non siamo un ospedale Covid, non abbiamo pazienti acuti, però abbiamo tutta la parte di recupero dopo traumi. Quindi comunque lavori, ecco, diciamo l'ultima. Sì, è di lavoro, ho fatto 2 tamponi per contatti stretti con positivi, però insomma sto in splendida forma. Questo è positivo e si continua, insomma, per me è una quarantena, cioè non è un vado a lavoro e torno a casa. Certo. Leo, invece, tu come va sta quarantena, come procede, ecco? Ah, diciamo che come Doc non riesco a rendermi utile alla comunità come lui, purtroppo, quindi legato al lavoro con la prima squadra, chiaramente anche noi come reparto di fisioterapia ci siamo fermati, quindi fino a quando non riprenderanno, non avremo permesso di tornare ad allenarci e a lavorare, chiaramente la quarantena è forzata e bisogna stare forzatamente a casa. Quindi oltre a studiare e a far da mangiare c'è purtroppo poco altro da fare. Okay. Alberto?
Ma io mi sono trasferito in casa nuova, in concomitanza del, appunto, della quarantena, un po' per star distante dai miei genitori, che potenzialmente sono un po' a rischio, e quindi ho le mie cose da fare con la casa nuova, studio, mi aggiorno, lavoro sui miei progetti qui di Mogliano Veneto, quindi il tempo passa, per fortuna, e così, insomma. Ottimo. E soprattutto hai una bella luce sul lampadario che deve bella. Essere... Eh sì, che rende l'idea del... Esatto, del momento. Purtroppo è tutto chiuso, quindi no. ci adattiamo. Stefano, invece, come procede la quarantena? Sta andando, dai. No, come diceva sia Leopoldo sia Alberto, ovviamente bisogna stare a casa, quindi si cerca di fare il più possibile, diciamo, a casa. Quindi da partire da pulire le pulizie, a cambiare gli armadi, a cucinare, sì, a leggere libri, magari giocare alla play, allenarsi, e altro non c'è tanto da fare, diciamo, non possiamo essere utili come magari lo è il doc, quindi noi facciamo quello un po' che fa la gente normale, ecco. Certo. Allora, parliamo di REI e fisioterapia, oggi abbiamo questo argomento prettamente. Allora, da Leo cominciamo, ecco, se ci puoi raccontare come si svolge il vostro lavoro quotidiano, come e quanto sia trasversale a quello dello staff tecnico, medico e del club. Allora, diciamo che tendenzialmente il nostro lavoro gira attorno a quello che è la programmazione degli orari di allenamento, quindi una giornata tipo strutturata attorno a una seduta da mattutina in cui i ragazzi tendenzialmente hanno una seduta di pesi con il preparatore atletico e una seduta di lavoro individuale con gli allenatori. Il giorno prima, con me e con Alberto, i ragazzi ci chiedono dei trattamenti, quindi noi per il giorno dopo cerchiamo di fissare degli orari per le sedute di trattamento mattutino. La stessa cosa poi si ripete per il pomeriggio, quindi solitamente ci troviamo un'ora e mezza prima degli allenamenti, eseguiamo i trattamenti che abbiamo preventivamente fissato e cerchiamo di confrontarci con il medico, quindi con il dottor Beggio, e poi con i preparatori atletici circa eventuali problematiche. La stessa cosa poi per quanto riguarda i trattamenti si ripete dopo l'allenamento, quindi l'aspetto che poi si cerca di curare è di prediligere tutte quelle metodiche riabilitative che cercano di facilitare il recupero dell'atleta. Chiaramente il nostro ruolo come staff sanitario è quello di rispondere al bisogno di salute dell'atleta, che chiaramente, non parlando della signora Pina che deve fare i suoi lavori durante la giornata, ma parlando di atleti professionisti, è legato prettamente alla performance atletica. Quindi in questo senso poi la comunicazione con gli atleti, con i dottori, con gli allenatori e i preparatori atletici, ci cerca di andare a identificare quelli che possono essere i fattori di rischio e lavorarci durante la giornata, quindi durante la giornata tipo, piuttosto che durante tutto quanto l'anno per, diciamo in maniera ipotetica, provare a minimizzare il rischio di infortunio per i nostri ragazzi. Certo. Invece ad Alberto chiedo che appunto... I giocatori sono il patrimonio fondamentale del club. Ci racconti come gestite la pressione del dover rimettere in sesto gli atleti e anche contestualmente assicurarvi che i trattamenti siano efficaci anche nel lungo periodo, Alberto? Sì, hai detto bene, sono un patrimonio della società. Sì, il nostro lavoro si divide da questo punto di vista in due macro aree, diciamo appunto il recupero dell'atleta infortunato. È un momento dove abbiamo più pressione perché chiaramente c'è uno staff tecnico che ha bisogno che l'atleta rientri nel minor tempo possibile e poi a volte c'è anche l'atleta stesso che chiede di poter rientrare in campo prima del tempo, accelerando un po' i tempi. Ci sono molte dinamiche da questo punto di vista. Devo dire però che per quanto riguarda la pressione, ormai sono 4 stagioni che lavoriamo assieme e siamo lo stesso staff medico, i ruoli sono ben definiti, le metodiche sono ben collaudate e questo fa sì che allenatori e giocatori si affidino a noi nei tempi e nei modi che decidiamo. Quindi da questo punto di vista ci troviamo sì con pressione, però nel tempo siamo riusciti a collaudare una macchina che funziona bene, insomma. Per quanto riguarda invece la parte seconda della tua domanda, la prevenzione sull'atleta tra virgolette sano,
Qui il nostro lavoro è quello di fare in modo che l'atleta sia sempre al massimo della sua condizione fisica per potersi allenare col preparatore o giocare in campo. E per fare questo al meglio, noi abbiamo adottato una tecnica dove all'inizio dell'anno facciamo una sorta di screening ad ogni atleta, e dove vediamo quali sono un po', tra virgolette, i punti deboli, com'è anche la storia di ogni singolo atleta, e quindi cerchiamo di capire quali sono i punti dove dobbiamo un po' approfondire il nostro lavoro durante l'anno con ogni singolo professionista. E in questo modo il nostro obiettivo è quello di prevenire il maggior numero di infortuni, che poi alla lunga, su una stagione intera, hanno un peso rilevante. Certo. Stefano, invece, tu sei il giocatore che ha la Reggae da più tempo, hai avuto modo anche di lavorare con questo staff per anni. E quali sono i principali pregi dello staff fisioterapico e medico? Ricordiamo anche nello staff il medico Carletto Caria e i dottori Federico Munarin e Roberto Novelli. Grandi. Salutiamo tutti. Guarda, i principali pregi, secondo me, sono assoluti, assolutamente sono tutte persone molto colte, quindi teoricamente sanno tantissime cose, conoscenze tecniche, eccetera. E abbinano questo per il nostro lavoro alla parte pratica, quindi metterla in pratica, non solo la teoria, ma metterla in pratica, oltre al fatto che comunque spiegando comunque al giocatore determinati esercizi da fare o cosa magari ha subito come infortunio o indifferentemente qualsiasi problema, diciamo che hanno un entusiasmo anche giusto da quel punto di vista, che rendono magari poi il recupero, come parlavano prima, un po' più semplice o comunque un po' più, tra virgolette, lasciami passare il termine, divertente, anche se è magari un periodo più difficile sicuramente, perché un infortunio, io ci sono passato, comunque ci passano tutti gli sportivi, non è una parte bella, però se sicuramente la passi con delle persone al tuo fianco che ti danno dei consigli giusti e che tu reputi giusti, poi abbinano questo a simpatia, come ho detto, entusiasmo, sicuramente la passi meglio. Ecco. Ok. Domanda al doc. Sei al Taliercio tutti i giorni. Come ti interfacci con i ragazzi della fisioterapia e con come sviluppate le strategie anche insieme allo staff tecnico per la gestione e il recupero degli atleti? Bella domanda. Allora, un po' l'hanno anticipato i miei due colleghi sanitari. Esiste un condottiero che è il nostro coach, e poi esistono delle aree di lavoro, una è la nostra, è la parte sanitaria, e diciamo che ognuno ha il proprio compito, i compiti sono ben definiti, tuttavia c'è una condivisione del problema, per cui ognuno di noi è messo al corrente della situazione, delle difficoltà del momento dal punto di vista sanitario, interfacciandoci sia fra noi prettamente sanitari, quindi medici, fisioterapisti, e altrimenti con delle riunioni che noi facciamo con lo staff tecnico e quindi con il preparatore atletico, con il coach. Esistono nei percorsi di cura che noi facciamo, chiaramente si tiene conto della stagione sportiva, del momento e degli obiettivi che noi abbiamo, perché noi ricordiamo che dobbiamo arrivare, e questo l'abbiamo sempre dimostrato, al top dal punto di vista globale in certi periodi. E per cui a volte il nostro lavoro è anche finalizzato prevedere che l'atleta dovrà essere al massimo in un certo periodo dell'anno per avere il massimo risultato, che sono poi i traguardi che voi avete, che tutti abbiamo visto in questi anni. Sì. Allora, andiamo sugli aneddoti, ci sono varie domande. Interrompo Steve perché c'è un messaggio per Stefano. Certo. Tale Davide Casarin chiede se lo puoi salutare. Che genio. No, non lo saluto. Ti dico di no, come fa Pucci. Bene, salutiamo Davide Casarini.
Davide, dove sei, Davide? Dove sei? Fa bravo. Ragazzi, devo comprendere gli aneddoti. A Leo, Alberto, il Do, qual è stata la situazione che in questi anni vi ha dato più soddisfazione e risolvere e perché? Vai Doc, parti te. Vai Doc. Ma allora, direi come soddisfazione, in termini professionali dici, no? Sì. Allora, a me è brutto dire mi è piaciuto, ma ad esempio il percorso che noi abbiamo fatto con Stefano, che è il percorso che io avrei adottato per il suo problema di schiena, che come voi ben sapete si è protratto per un lungo tempo, perché quest'ernia aveva un processo espulsivo che piano piano usciva sempre di più, e quindi è stato fatto un percorso che ha tenuto conto del fatto che lui sì era atleta, ma anche del fatto che lui era un giovane atleta, era un patrimonio di società, e era, per quanto mi riguarda, come fosse mio figlio, nel senso che alla scienza, alla richiesta anche di essere rapidamente in campo, bisogna unire la coscienza che questo è una persona, è un ragazzo, ha tanti anni davanti di carriera, per cui bisogna lavorare in maniera oculata e con metodo, e per cui non aver subito su questo tipo di problema, che è il dolore lombo-sciatagico che lui ha avuto per un lungo periodo, e non aver subito un atteggiamento aggressivo, quanto come abbiamo fatto noi, abbiamo avuto un atteggiamento di lavoro graduale che poi ha permesso in un primo periodo a lui di comunque di rimanere nel gruppo di giocare, poi siamo arrivati all'intervento finale che ha fatto e che poi le ha risolto definitivamente il problema, ma essendo un intervento che non è scevro di rischi, non è un tipo di proposta che tu fai in prima battuta, ecco questo. Peraltro la sua ernia ha avuto un processo espulsivo progressivo che abbiamo documentato nei mesi, ha fatto delle tecniche di lavoro microinvasivo, tecniche, molto lavoro con i fisioterapisti, insomma sono contento che alla fine lui oggi sta bene, direi lo vediamo tutti, e quindi quella è una cosa che ricordo molto. Più attuale, e mi piace dirlo, è stato il suo ultimo infortunio, quello pre-Coppa Italia, un problema muscolare che lui ha avuto, una gestione oculata in relazione a quello che ho detto prima, cioè in relazione al fatto che lui aveva una Coppa Italia che, come ben tutti abbiamo visto, ha fatto da protagonista. Quindi gestito al meglio quel tipo di infortunio, lui poi ha reso laddove serviva in maniera importante. Insomma, l'avete visto tutti che qualità di giocatore abbiamo avuto in quel periodo lì. Insomma. Ecco Stefano, il Doc ha anticipato quello che ti volevo domandare, ed era appunto il ricordo di qualche anno fa di questa di questi doppio percorsi che hai fatto, questi duri percorsi. Ti volevo chiedere come hai lavorato in quei mesi e soprattutto quanto è importante la psicologia per il recupero. Beh, allora ti rispondo con la fine della tua domanda. La psicologia è fondamentale. Per quello prima io ho abbinato il fatto di comunque parlare dei dottori e dei fisioterapisti qua, ho abbinato l'entusiasmo, la simpatia del singolo con le capacità tecniche e le conoscenze. Quindi per me sono state fondamentali, quindi ti ripeto e ti dico che la psicologia per un infortunio e per un recupero è fondamentale, perché comunque sicuramente ti aiuta magari a riprendere magari prima o comunque in modo migliore, e fai sì che quel tempo non sia buttato via ma comunque sia costruttivo. Quindi sicuramente è importantissimo. Niente, ringrazio il Doc per le parole, ma sicuramente anch'io la penso come lui, perché ad esempio l'ultimo infortunio prima della Coppa Italia, anche secondo me è stato gestito alla grande, perché se non sbaglio comunque era un periodo prima della Coppa Italia che stavo giocando anche discretamente bene, però dopo è successo questo tipo di infortunio, e avendo se non sbaglio 25 giorni dopo la Coppa Italia abbiamo deciso subito di fermarsi,
e fare le terapie ovviamente necessarie per, con obiettivo, diciamo, la Coppa Italia, ripresa per la prima partita di Coppa Italia. Ed è stato effettivamente, è stato così. Quindi i giorni, se non sbaglio, 2 o 3 giorni prima ho potuto fare il primo allenamento prima della Coppa Italia per poi giocarla. Comunque molto serenamente, anche dal punto di vista mentale, non solo fisico, proprio per le sicurezze che mi hanno dato. Quindi questo è stato fondamentale per quello che è passato poco tempo fa. Per la schiena, sicuramente anche quello che ha detto, perché la schiena, vabbè, io adesso ne so di più, però non ne sapevo onestamente. Quindi la schiena sicuramente è una parte delicata del corpo ed è una cosa, come diceva il dottore, che meno che, almeno nel mio caso, che non è stata una cosa istantanea, cioè l'ernia che è uscita di colpo e mi ha bloccato la schiena, mi ha bloccato il modo di camminare, di correre differente, dove comunque devi, in quel caso dovresti fermarti e prendere comunque delle decisioni importanti, nel mio caso è stata completamente diversa, quindi è stata molto molto più graduale, più lenta la situazione. Quindi ho condiviso sicuramente anch'io le scelte che ho fatto e che abbiamo fatto durante quel percorso. Sicuramente il fatto di avere il dottore che mi seguiva, con l'auto andavamo da tutti i dottori per poi prendere delle opinioni, consigli eccetera, e poi avere comunque dei fisioterapisti così carini, così carini, belli, no, che mi sono stati vicini. Sicuramente il preoperazione, quindi mi è stato spiegato tutto quello che andavo a fare, e poi il post, quindi la rieducazione, come dicevo prima, l'ho fatta molto più rilassato dal punto di vista mentale e quindi anche fisico, ecco. Certo. Leo, Alberto, volete aggiungere qualcosa su... Io avrei una domanda dal pubblico, ovviamente, non mia. Vai. Per i doc, che chiedono che differenza c'è nella preparazione tra una squadra di calcio e di basket per raggiungere il top di condizione. Tu che hai lavorato anche al Venezia Calcio. Sì, certo. Allora, per carità, premesso che io ti parlo più dal punto di vista medico, non dal punto di vista della preparazione. E sono due sport che hanno modi e che hanno delle espressioni di forza diverse, per cui nel calcio diciamo che c'è più endurance logicamente rispetto al basket, dove ci sono delle espressioni di forza in tempi brevi molto elevate, e questo spiega perché anche ci sono degli infortuni, ci sono infortuni diversi. Cioè, per quanto sia tutti e due fanno parte della traumatologia dello sport, tuttavia, ad esempio, i traumi degli arti superiori, delle spalle, ma la stessa schiena è meno impegnata rispetto agli arti inferiori nel calcio. La caviglia nel calciatore è quasi, posso dire, un trauma dovuto, e meno il ginocchio, dove invece è più frequente nel contrario. La caviglia nel basket è un trauma quasi dovuto, contrariamente a patologie di ginocchio che sono più frequenti nel gioco del calcio, ad esempio. Diciamo che i traumi muscolari, ne abbiamo un trauma più nel calcio, lo so, dal punto di vista del trauma muscolare puro. E anche se poi Tonno ne ha sofferto, però in linea di massima quel tipo di patologia è più del calciatore. E vi siete dimenticati, però, scusate, se di una figura professionale a noi molto cara, il nostro primario, il professor Enrico Casalini. Beh, ovviamente. Aspettavamo che lo menzionassi te, Doc. Non mi permetto. È anche il capo dello staff medico, no? È il capo dello staff medico, perché come ben voi sapete è il nostro presidente. Ad honoris. Il nostro presidente è veramente appassionato di medicina e ci segue sempre. E io penso che se lui non avesse fatto il giocatore di basket avrebbe fatto il medico o il fisioterapista, perché veramente...
è una persona molto appassionata anche nel nostro ambito lavorativo. Ottimo. Io andrei con le curiosità della serie. In questi anni ne avete viste di tutti i tipi. Comincio col Doc. Se ti diciamo 2017, gara 6, Trento Meyer, Hotel, che ricordi? Allora, sì, ci sono due cose di quel giorno che ricordo. Ma la cosa che mi è rimasta... vi racconto l'aneddoto, però. Allora, torniamo dall'allenamento della gara 6, come ben tutti sapete, è la gara che ci ha dato il nostro primo scudetto. La gara era alle 8.30, alle 20.30 di la sera. A mezzogiorno torniamo dall'allenamento della mattinata, torniamo e ci mettiamo a mangiare. E lì Michael Bramos ci chiama e dice: non sto tanto bene. Vabbè Michael, ma finiamo di mangiare e andiamo in camera. Saliamo in camera e Michael non stava bene perché era bollente. Ma quello che più mi ha fatto morire dal ridere, allora Michael, le mettiamo il termometro a Michael, Michael era in stanza con Ervoy e Pedic. Nel momento in cui Michael mette sul termometro, Ervoy guarda, si alza su e prende la borsa e comincia a buttare dentro tutto in borsa. Io lo guardo, so cosa sta succedendo, e non dice nulla, butta tutto in borsa. Ero con Leo, no Leo? Sì, sì, esatto. E a un certo momento prendiamo il termometro aveva 39, 38, 8. 39. Quindi Michael, la luna della partita di gara di Trento, ha 39 di febbre. Però senza dire niente, allora gli tiriamo il termometro, dice, madonna, 38,8, 39, non ricordo esattamente quant'era. Pevis, senza dire niente, ci guarda, occhi spiritati, prende il fagotto e esce dalla porta. Esce dalla porta e noi abbiamo cominciato le cure e poi tutti sappiamo come è andata a finire. Esce dalla porta e scende e incrocia a Federico Casarini, al quale dice, queste testuali parole di Federico, al quale dice, Michael, morto, Michael, morto. Due secondi dopo esco io e mi vedo Federico Casarini davanti spiritato. Cos'è successo? Cos'è successo? Faccio perché? Perché Piero mi ha detto Michael morto. No, è morto, cioè, a febbre alta. Quasi morto. Febbre alta. Poi insomma abbiamo fatto cure, era una faringite batterica, abbiamo fatto le cure, Michael la sera tutti avete visto come è toccato. Ma Piero è stato, vedere Piero come si muoveva in quel momento. Sì. Ecco appunto Leo, ci racconti di Bramos e del suo rientro dopo un infortunio particolare e allora anche capire il tuo, diciamo, la curiosità su Mazzola e del suo rientro record i giorni prima del suo infortunio. Allora, diciamo che era stato motivo di curiosità per me, per il per Alberto. Se non sbaglio, un paio di anni fa Michael si infortunò e pareva essere una lesione del tendine dei flessori. Quindi una cosa abbastanza che può capitare, rutinaria, del capolungo del bicipite. Però presentava una sintomatologia un po' particolare, per cui poi indagando risultò una lesione, Doc, correggimi se sbaglio, del tendine del grande gluteo, che di fatto è una cosa estremamente rara, che probabilmente in letteratura nemmeno si trova. E quindi fu particolare comunicarlo al giocatore e poi la cosa, bel ricordo dal punto di vista professionale, penso sia per me che per Albi, è il fatto di avere una persona che tendenzialmente non frequenta tanto il reparto di fisioterapia perché comunque tendenzialmente è in salute, è il fatto di conquistare la fiducia di un giocatore del genere che tutti conosciamo e che tutti penso amiamo e poi riportarlo in campo, ad essere prestante in campo, è sicuramente un bel ricordo. Invece per quanto riguarda Valerio, il motivo di soddisfazione da parte nostra come staff è stato quello di accompagnarlo da un momento importante e Stefano penso possa testimoniare come quello dell'atto chirurgico dove bene o male sei molto distante dal rientro in campo e nell'arco dei mesi da giugno o inizio luglio che si operò
Il rientro previsto era verso fine dicembre e man mano che ci avvicinavamo alla deadline ci siamo resi conto che per merito di Valerio e in qualche modo per merito del chirurgo e per merito anche in parte nostro, si è riusciti a guadagnare penso attorno a una ventina di giorni sul rientro previsto. Quindi chiaramente poi quando rivedi il ragazzo che rientra in campo al primo tiro a 3 punti riesce anche a segnare, è una cosa che chiaramente ci godiamo tra di noi che viviamo il dietro le quinte, però è motivo di grande soddisfazione perché chiaramente ci metti il massimo, cerchi di dare quello che hai, chiaramente non in campo perché non giochi, ma per quello che è il tuo lavoro, e quando si vedono questi risultati qua chiaramente è motivo di soddisfazione, considerando che poi durante l'anno di lavoro ce n'è parecchio da fare. Quindi questi sono i due episodi che mi vengono in mente. Mi intrometto un attimo per dire che su questo tema di Valerio Mazzola, Leopoldo ha avuto veramente una grande percentuale di merito, quindi è giusto che si sappia questa cosa qui, fa piacere che dica come staff. Il solito paraculo. Però paraculo, però quel che è giusto, no? Quindi nel recupero di Valerio un 80% è... Della mamma. 85, dai, perché 79, allora, dai. Parliamo allora del Fisio Sport Lab. Eccolo qua. Licenziato. Alberto, proprio te, volevo invece il tuo rapporto. Come sei? Però devi spiegare, Stefano. Spiegalo bene, allora, Stefano, dai. Non so niente di questa cosa, spiegalo bene. Lo spiega Leo. No, hai tirato fuori tu l'argomento, adesso te la sbrighi tu, caro mio. Tu spiegarlo. Ma no, vabbè, diciamo che insieme a un suo amico, correggimi se sbaglio perché sennò faccio figura. Cosa fai? Non faccio figura. Per cadere. No, praticamente a Mogliano Veneto aprirà, in teoria a breve, in pratica mai, un centro. Coronavirus permettendo. Esatto. A parte gli scherzi, aprirà un centro fisioterapico di riabilitazione e speriamo a breve, quindi niente. Anche un applauso facciamo un applauso anche ad Albi. Ottimo. Albi, allora, attenzione, domanda, tu sei a livello giovane lavorativamente parlando, volevamo sapere la tua esperienza con uno che hai trattato direttamente ed era il capitano e anche top player, Phil Goss. Avevi una grande responsabilità, volevo capire com'è andata quell'esperienza con Phil Goss. Beh, ricordo con emozione quell'esperienza, perché chiaramente ero appena entrato nel mondo Rayer da poco. E mi sono trovato subito in questa difficile situazione, avevo anche, mi ricordo, una sana paura, perché chiaramente la vedevo un po' come una chiave di volta per il mio futuro lì, quindi potevo essere giudicato da questa cosa qui, quindi la ricordo con particolare emozione. Era anche un caso complicato, perché era una coxalgia con riferimenti pubalgici, che aveva un atleta comunque che aveva una certa età, e quindi insomma non un caso semplice, mi ricordo. Subito alla prova, esatto. Doveva recuperare molto velocemente, c'erano poi tutta una serie di contingenze, però devo dire che è andato tutto bene. Da lì ho anche preso quella fiducia che serve poi per avere a che fare con atleti di un certo tipo, perché all'inizio, adesso dopo anni, ci si abitua, ma quando si entra in un mondo di professionisti comunque c'è sempre un po' di emozione, no? Chiaramente. Ottimo. Invece con Stefano parliamo della Criosauna. Libernatus è il special partner Oro Granata e la società mette da diversi anni a disposizione questo importante macchinario. Ecco, ci racconti Stefano quando e come lo utilizzate? Allora, sì, secondo me è un macchinario molto utile, soprattutto d'estate, visto che giochiamo in un forno. No, a parte gli scherzi, giocando comunque, soprattutto come diceva il Doc prima, comunque in breve tempo, nelle fasi più importanti del campionato, quindi alla fine dove ci sono i playoff, giochi una partita ogni 2 o 3 giorni,
il recupero è la cosa fondamentale, no? E quindi noi lo utilizziamo specialmente là, ovviamente. Mi senti? Sì. Specialmente là, quindi in quelle situazioni, leggermente anche prima, perché il caldo ovviamente viene anche prima, però lo utilizziamo anche durante l'anno, quindi specialmente comunque dopo le partite, oppure dopo gli allenamenti, tenendo comunque in considerazione che magari il giorno dopo averla fatta o restiamo completamente a riposo oppure il pomeriggio stesso ci alleniamo, quindi almeno che abbia un effetto, ecco, nel tempo, con come dicevo prima, un recupero a livello muscolare importante, ecco. Io poi dalla parte ti posso parlare come esperienza personale, mi sono trovato molto bene. Dalla parte dei dati tecnici mi sa, credo, il doc meglio di me assolutamente, però io mi sono trovato molto bene, la utilizziamo quasi tutti come giocatori e niente, credo che ci permetta comunque un recupero, come dicevo, più veloce a livello muscolare, soprattutto almeno per me, dalle gambe, dalle anche in giù, ecco, più la parte delle gambe. Ok. Bene, allora andiamo con un'altra parte degli aneddoti, perché voi frequentate prettamente la sala fisioterapica, chiaramente, insomma, i giocatori ci vanno e per trattamenti, visite, controlli ed altro, quindi facciamo un po' di gossip. Siamo nella pagina gossip. Allora vi chiedo a tutti e quattro, anche al doc naturalmente, chi è il più chiacchierone? Andiamo a ognuno di voi chi è il più chiacchierone del Vai, Doc. Ma io vorrei invece dirti chi è il più mattacchione all'interno del ci sono anche varie domande, ecco, sul mattacchione, ma il chiacchierone chi è il più chiacchierone? Il mattacchione è uno scherzo dietro l'altro, è il gigante buono, cioè Gasperone è una cosa, cioè lui se non fa uno scherzo al giorno non è contento, siamo d'accordo. Rompere le palle. No, dai. È una grandissima persona, bisogna dire le cose come stanno, è simpaticissimo. Ecco, di lui veramente, quando entra nella sala fisioterapica dobbiamo stare attenti perché qualcosa succede. Se qualcosa succede. Non possiamo dire di cosa, ma succede insomma. Meglio di no. Meglio di no. E Leo, di te che hai più... Beh, allora, il più mattacchione, allora sì, sicuramente Widmar. Il più chiacchierone di ogni epoca, secondo me, il buon Thomas Ress era impareggiabile. No, ma alla fine era... Professionista incredibile, professionista incredibile. E quando doveva dire la sua tendenzialmente non si risparmiava, quindi era uno che parlava tanto, non dei si ragazzi... risparmiava nei tempi e nei modi, direi, nei tempi e nei modi ovviamente. mentre ad oggi probabilmente uno che parla tanto è Bruno, cioè Bruno quando sicuramente vince, basta, quando parla Bruno a un certo punto quando sta Bruno e basta, grande Bruno. E quello... Domanda, quello che ascolta musica e non parla? Gli americani un po' tutti, eh? Beh, americani... se possiamo spenderci su una persona che non parlava mai, abbiamo menzionato prima il buon Ervoy e Peris, penso che in 3 anni abbia detto 3 parole in totale. Però non ascoltava neanche la musica, dai. No, quello è vero, era rispettoso, non era ascoltava zitto, la musica. Rifletteva. Però cosa dici tu? Cosa dico io? Confermi? Allora, sì, no, di aneddoti ce ne sarebbero miliardi e non mi vengono neanche in mente, onestamente. Ce n'è un paio di Albi, Leo, così, però credo che non si possa trovare uno in particolare, perché ogni anno, da quando sono io qua, abbiamo fatto un gruppo, ovviamente ti parlo sulla parte di squadra, lo sappiamo, e si sono visti anche i risultati, credo, quindi completo e globale, però diciamo la parte ovviamente italiana è quella che sta più insieme, con qualche straniero sicuramente, però il fatto di andare magari prima allenamento anche per scambiare un 2 parole, confrontarsi eccetera, o restare anche nel post allenamento,
ha creato negli anni dei gruppi fantastici, secondo me. Non c'è nessun italiano che ha fatto magari la parte di quello che non gli interessava star con noi o comunque di stare insieme. Quindi proprio per questo all'inizio ti ho detto ce ne sarebbero miliardi di aneddoti, uno al giorno potrei dirti. Quindi io credo che sia stato quello il bello in questi anni, trovare delle persone comunque, e mi ricollego anche a quello che dicevo prima sul fatto della riabilitazione, sul fatto del recupero, sul fatto anche di un semplice massaggio quando stai benissimo, il fatto di stare bene insieme e psicologicamente sicuramente aiuta poi anche a entrare in campo, magari in un periodo negativo, perché non ti entra il pallone, perché vuoi giocare di più, perché a casa ti va male. Quindi tutte queste cose insieme, secondo me, sono state fondamentali poi per i risultati comunque che abbiamo avuto. Ma nonostante i risultati, anche se non fossero arrivati, io, per mia esperienza, ho passato comunque 5 anni con delle persone fantastiche. Ecco. Ottimo. Ecco, allora alla fine... Un po' lunghi, quindi nei prossimi... Andiamo un po' più consigli. Allora, sul discorso dei trattamenti abbiamo capito che c'è un bel gruppo e chi più, chi meno, diciamo, va a fare trattamenti, ecco, diciamo... Vabbè, ma tu vai avanti con la lista, gli spariamo i nomi. Dobbiamo fare una classifica. Ma niente, tutte queste domande così, quelle che le donne invidiano più i trattamenti, secondo voi, cioè... I fisioterapisti. No. Ovviamente, ma è una domanda scottata, dai, scotta. Ne abbiamo uno qui e poi ce n'è un altro che non c'è. Che è facile, Carletto. Esatto. Quante volte avete visto la mia schiena? O voi? Ma un incubo per me. Beh, esatto. Forse probabilmente Bruno è quello che. Che ti invidiato, è frequentatore della fisioterapia. È assiduo? È più assiduo. Lo dico io, se volete, però prego. Probabilmente prego, potreste vedere un licenziamento in diretta, quindi quello che dico... potrei avere io la persona giusta da dire, però Leo, dammi l'ok, io la dico. Devi chiedere al dottor Beggio. Okay. Dottor Beggio, voglio vederlo. Dottor Beggio, vado? Vai. Vado. L'atleta che ufficialmente è il più trattato nella sala medica, diciamo così, è Federico Casarini. L'ho detto. Licenziato. E con questo saluto la Reyer e vi ringrazio. Bene, no, dai, e quello forse... meno trattato invece, quello che non viene quasi mai, quello che vorrebbe non venire mai, Federico Casarino, ovviamente. Poi quello che viene meno di tutti. In realtà quest'anno, lui... avendo una squadra un po' vecchia, nessuno in particolare. Sì, proprio Leo. Leo era preoccupato, ha detto, oddio, siamo in diretta, quanti ci vedono? No. E in realtà un po' tutti quanti vengono, forse i più giovani sono quelli che vengono un pochino di meno. Albi quest'anno tutti quanti, bene o male. Sì, infatti è difficile fare una classifica da questo punto di vista. Vabbè, negli anni scorsi però... No, Pero, ma anche, sì, per, anche però si è rotto. Che anche Pero passava, sì, dai. Anche Pero passava ogni tanto. Sì, ma perché è di passaggio, no? Prima dello spettacolo, ecco. Ci siamo noi, quindi entrano dentro. Ogni tanto, esatto, veniva per fasciarsi quantomeno. Esatto. Allora, caro Francesco, siamo un po' lunghi, ecco, c'è una domanda importante, magari la facciamo cumulativa a tutti e quattro. C'era anche l'importanza di avere una struttura come la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastero di Treviso, e anche il discorso di giocare sul dolore, cioè c'era un esempio di un vostro compagno, Ejim, che giocò le finali Scudetto del 2017 con una grossa lesione di primo grado e poi diventò MVP addirittura delle finali. Ecco, magari Stefano, tu che purtroppo hai frequentato le cure dei dottori per cose abbastanza... gravi, ecco, giocare sul dolore, ecco, come hai vissuto questa esperienza? Ecco, tu giochi sul dolore o insomma ti sei abituato oppure
non ce la fai, o anche i giocatori possono avere una sensibilità piuttosto che un'altra. Ecco. Sì, sì, è molto soggettivo sicuramente giocare sul dolore. A me è capitato, come dicevamo prima, ad esempio per la schiena, ho fatto parecchi mesi con un tipo di dolore diverso da magari una cosa che ti impedisce magari effettivamente un determinato movimento, perché io ho un dolore alla sciatalgia, quindi il nervo, e magari non era come poteva essere un muscolo, quindi se un muscolo magari c'è una lesione, poi dipende dalla lesione, e magari un po' hai una paura differente, ecco. Ti dico, personalmente in quella situazione sicuramente non mi faceva star bene, ma neanche a livello psicologico, come dicevo prima, perché comunque non sapevo se ero nel giusto o nel sbagliato, se continuare a giocare comunque col fastidio per un determinato periodo poteva essere giusto, ecco, corretto. Però, come ho anche detto prima, era una situazione veramente particolare e delicata, perché il tipo di dolore che sentivo io era provato comunque da quest'ernia che stava uscendo pian pianino. Il fatto dell'ernia che usciva pian pianino, non si poteva andare là a operare e tirar via subito per non sentire il dolore. Quindi era proprio una cosa graduale che dovevamo verificare nel tempo, e quindi per quel motivo ho continuato a giocare con determinati fastidi. Poi magari l'indebolimento muscolare dal lato della gamba che mi faceva male, quindi determinate cose sicuramente, ti dico, è molto soggettivo. A me era capitato soprattutto in quel periodo e, diciamo, ho stretto i denti, sì, però non saprei dirti ovviamente, dipende un po' dalla gravità della situazione, dall'infortunio, come diceva prima il doc, dagli obiettivi, se devi giocarti i playoff, finale scudetto, oppure se hai tanto tempo a disposizione per recuperare. Quindi dipende dall'importanza anche delle partite. Ecco, noi dobbiamo fare quel tipo di ragionamento lì, ovviamente tenendo conto che siamo delle persone normali comunque. Certo. Ecco, doc, proprio il discorso di far giocare i giocatori con uno stress fisico, soprattutto poi bisogna che arrivino ai playoff con una certa, insomma, energia. Com'è il discorso, l'equilibrio, come si riesce a bilancio? Terminato, il bilancio che tu fai su un giocatore chiaramente non è quello che tu fai in una persona normale. Peraltro il giocatore ha una richiesta prestativa fisica elevata, per cui bisogna tener conto anche di questo. E si hai citato prima il discorso di Ejim, le ultime partite che lui ha fatto con una lesione del bicipite di primo grado, e uno dice: ma fai giocare un giocatore che è rotto? La verità era che nel caso suo specifico mancavano 3 partite a una finale, a uno scudetto, in piena condivisione con il giocatore, che aveva sì una documentazione, diciamo così, iconografica di lesione, ma poi dal punto di vista clinico era scarsamente percepita, nel senso che lui, anche per qualità sue personali, fisiche, struttura, muscolazione, muscolatura e tutto, si è deciso in condivisione di farlo giocare comunque, vista anche l'importanza. È chiaro che, ad esempio, nel caso di Tonno, che si è fatto male prima della Coppa Italia, ecco che l'obiettivo Coppa Italia era un obiettivo che ci siamo posti, e nel percorso di cura noi abbiamo tenuto conto di questo obiettivo. È il discorso un po' che ho fatto prima. Noi lavoriamo in un sistema di cura che tiene conto anche di quelli che sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Per cui noi non credo troverete mai una Reyer Venezia che, per qualità dei giocatori, per qualità dello staff tecnico, del preparatore atletico e dei miei due qui moschettieri e degli altri che non ci sono, perché noi abbiamo un gruppo veramente molto buono, lasciatemi spendere due parole, dal punto di vista tecnico di preparazione umana, e arriveremo sempre al momento in cui serve, pronti e preparati, e gestiti come dobbiamo essere. Francesco, mi stanno arrivando dei messaggi, vedo già dei messaggi su YouTube, non so se tu appunto
volevi appunto... Sì, siamo in chiusura, ma... Siamo in chiusura, ecco. Diamo una risposta agli ultimi due messaggi. Uno ci chiede, il Doge chiede, qual è a tutti il trofeo che vi ha dato più soddisfazione? Primo scudetto. Per me il primo scudetto è la parata, la festa scudetto a Venezia. Quella è stata la cosa più bella. Condivido anch'io. Stefano, ok. Anch'io condivido il primo scudetto perché chiaramente emozione forte, però secondo me a Leo è piaciuta di più la festa del secondo scudetto, conoscendolo. Guarda, io non so cosa tu abbia fatto, sono andato a letto a dormire, quindi non posso ricordarmi. Non ho detto niente. No, a me è piaciuto molto la Coppa Italia, l'ultimo. Io ricordo l'ultimo perché arrivati senza i favori del pronostico, venendo da... la precedente Coppa Italia come erano e infatti per il buco della serratura, diciamo così, abbiamo realmente schiantato le squadre più forti che c'erano in quel momento, quindi Bologna, vero, Milano, e quindi questa è una grande soddisfazione perché vuol dire che quando è servito c'eravamo. Certo. Un'ultima domanda, Doc, scusami ti interrompo, ma vai. Siamo veramente... Stefano aveva allenamento alle 6, Stefano, ma... E chiedono un consiglio su come potenziare il salto. Devono parlare con Colombini di questo. La prossima puntata, quando ci sarà Colombini, allora parleremo, risponderemo a questa domanda. Francesco, ne ho una al volo. Cosa ascolti, Stefano, musicalmente, prima quando entri, se ascolti qualcosa di musica particolare? No, non ascolto musica particolare, ascolto un po' di tutto, onestamente. Sempre Renato Zero. Ma anche prima delle partite, dalla musica americana, cioè dipende un po' dal mood, così lo chiamano, della giornata, però non è che ho dei brani precisi da sentire che ti caricano, non sono quel tipo di persona, ascolto un po' di tutto, dalle italiane a semplice musica di rilassamento oppure l'americana, quindi... Onestamente non c'ho una o una categoria neanche, quindi un po' di tutto. Ok, Francesco. Va bene. Qua. Ragazzi, saluto a tutti voi, grazie per essere stati con noi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E, grazie. Insomma, speriamo che questo periodo passi in fretta e insomma, siamo contenti di avervi tenuto un po' di compagnia. Ciao, un saluto a tutti. Campani, quindi saluto a tutti. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Tutti a casa.